Io sono Ale e oggi vi do il benvenuto in un nuovo video di Fortnite. Per la precisione, per essere proprio scrupolosi, benvenuti in un nuovo hashtag sfido la leggenda. Oggi verrà sfidato tutto il team caldo, perché c'è Rob Knight, c'è Miki Zaza, non c'è il Kevin che è il più caldo. Kevin, speriamo di ritrovarlo nei prossimi video. Comunque ragazzi, siamo con i carrelli. Oggi sono ritornati, ma queste clip sono state registrate prima che le togliessero. Quindi pensate un po' quanto lavoro c'è dentro questi video. E tutte le clip sono, bene o male, tutto il pomeriggio che abbiamo speso in questa impresa. In cosa consiste questa impresa? Ovviamente tutto il pomeriggio di giocate ve le riassumo in questi 10 minuti di video. Allora, l'impresa, la nostra impresa, è quella di sorvolare sopra la tempesta. Ci siamo chiesti, io e Roby, è possibile innalzarsi sopra la tempesta con il carrello? Ragazzi, non so se vi ricordate, ma avevamo provato qualcosa di simile con il trampolino, ovviamente con successo. Quindi vi lascio il video qui in alto a destra, ma adesso vediamo il carrello. Questo è il primo tentativo, siamo con Rob Knight. Il caro vecchio Roby si sta bendando. Ecco il primo tentativo con i nuovi butta fuori. Tentativo ovviamente fallito miseramente. Questo tentativo però ci è servito da lezione per i tentativi successivi. Già questo è stato molto più proficuo. Siamo con Roby, abbiamo preso anche l'aiutante Miki Zaza 07 al fine di completare la nostra impresa. Stiamo salendo ora verso la scala millenaria che ha costruito Roby, perché ora vi spartisco i ruoli. Io sono il guidatore di carrelli, Miki Zaza è l'aiuto cuoco, ossia quello lì che aiuterà nella nostra impresa e stava per essere quello che verrà buttato giù dalla montagna, mentre Roby è il costruttore, lui è l'architetto, lui builda tutto quello di cui c'è bisogno. Questo è stato il mio primo tentativo fallito, il mio secondo tentativo. Da buon intenditore dai materiali a Roby, e riesce a fare un tentativo molto molto positivo, ragazzi. Andiamo a vedere. C'è Rob Knight che si sta allontanando il più possibile, perché la tempesta al centro si ingrandisce. Quindi se andiamo all'esterno riusciamo a cogliere una tempesta leggermente più bassa. Ecco Miki Zaza che si sta medicando. Eccola qui la piattaforma, la rampa lunghissima che ha costruito Roby. Che bravo uomo Roby. Che leggenda Roby. È il più caldo dopo Kevin. No, scherzo, dopo Malefretto si arrabbia dopo. Guardate qui Roby. Roby che riesce a fare? Guardate, siamo proprio nei pressi della tempesta. Purtroppo erano finiti gli healings, non avevano né pad né impulso, quindi non avevano un modo per saltare. Ci siamo andati davvero vicinissimi e io stavo lì a rosicare perché ero morto in quel modo brutto. Ecco, questo è il tentativo su cui mi soffermerei di più, perché c'è Roby con il jetpack. Come vedete non era stato ancora rimosso questo elemento temporaneo che si medica. Come vedete la tempesta è davvero vicinissima. Eccolo lì, il tentativo di Roby. Ha costruito questa rampa. Con tutta calma Roby, con tutta la calma del mondo. Si sta medicando, ora si dovrebbe fare un medikit, se non sbaglio, ecco, ricordo benissimo. Come se fosse ieri Rob Knight che si fa questo medikit e va a compiere l'impresa definitiva. Vai Roby, confidiamo tutti in te, siamo tutti con te. Roby ha una grande responsabilità in questo momento, per questo tentenna un pochino, ma guardate, la tempesta è davvero vicinissima, sta aspettando il momento giusto per jumpare. Eccolo lì, infatti, la tempesta si è abbassata, purtroppo non riesce, ma guardate qui. Questi erano dei footage a rallentatore colti mentre Roby stava cercando di salire. Ed effettivamente, ragazzi, abbiamo trovato la risposta al nostro quesito millenario. Sì, è possibile arrivare sopra la tempesta. Ce l'abbiamo fatta non saltando, ma grazie a Roby, totalmente a caso. Quindi ci siamo riusciti. Ma ora vediamo l'ultimo tentativo, che è il più bello, non prima di farvi vedere questa cosa. Perché ovviamente
non potevamo farci tutte le partite del genere di fila, quindi ogni tanto ci stavo qualche partita in solo. Guardate qui che giocate che ho fatto, cioè non belle, ma divertenti, diciamo divertenti perché ancora non sono, diciamo, un pro player, però sto imparecchiando a giocare. C'era questa signorina qua, mi sembra una valore, che vedete si builda qui il cubetto. Incredibile, non si riesce a passare, incredibile, guardate. Magari non con il fucile bombino, Ale. Però guardate, si continua a buildare. Io ho detto, non voglio sprecare proiettili, non voglio sprecare munizioni pompa, che ne ho solo 15. Guardate che soluzione ingegnosa che ho trovato. Guardate qui, che player leale che sono, gli mando il cuoricino. Che playboy, ragazzi. La clip più bella è decisamente questa. Skin da Giorgino rigorosamente. Guardate, mi pusha questo e io non capisco più niente. Guardate, mi pusha benissimo. Build a doppia scala e guardate, mi fa tantissimi danni. Rimango con uno di vita, non ho fatto una hit. Guardate qui che faccio, gli hitto 3 volte di fila. Mi manca il colpo decisivo e rimango con uno di vita. Molto sportivamente mi metto a ballare. Eccolo qua, l'ultimo tentativo, ragazzi, dopo questa piccola parentesi. Qui c'è Mickey Zaza che è fuori gioco e io ero ritornato dalla prigione. Avevo 15 bende, 10 bende, avevo 23 bende in totale, più un medikit, quindi avevo tutto il tempo del mondo. Robby aveva fatto ancora una volta un lavoro certosino, davvero qualcosa di incredibile. Come vedete la tempesta era davvero bassissima, bassissima. Guardate che rampa, ora mi sto medicando, mi faccio le bende. Questo, ragazzi, era il mio momento, anche Robby a terra. E avevamo tutto, avevamo l'impulso, avevamo i buttafuori, i paddini per jumpare, avevamo anche una jump. E quindi era tutto nelle mie mani, perché Robby fuori gioco, Mickey fuori gioco. Toccava a me, alla mia Zoe, decidere l'esito del video. La leggenda finalmente ha una predominanza, perché prima c'erano Robby e Mickey Zaza che avevano fatto il lavoro sporco. Ora invece Just Legendary finalmente può dimostrare quanto vale. Ecco che io con tutta calma mi buildo una seconda rampa e mi medico. Beh, diciamo che guardate qui ragazzi, guardate qui, mi faccio ancora qualche benda. Guardate ragazzi come build il nostro Ale. Qui avevo paura perché mi sarei giocato tutto, qualsiasi cosa. Era stato un momento abbastanza fortunato perché eravamo riusciti in tutto e avevo anche tanti healings che non sono molto facili da trovare. Avevo addirittura trovato un distributore con le bende da 100 di legno, quindi qualcosa di semplicemente favoloso. Eccola lì ancora la tempesta, che è davvero vicinissima. Prende il carrello, è il momento decisivo. Mi faccio ancora qualche benda per evitare ovviamente di failare. E mi faccio ovviamente il medikit, perché era arrivato il momento decisivo, il momento che avrebbe deciso l'esito di questo video. Tutto era nelle mie mani. Eccolo qua, il carrello. Ragazzi, vi lascio gustare questo momento. Decido di andare all'interno del pad e poi di andare con l'impulso dopo il secondo pad. Guardate, sono jumpato davvero altissimo. Guardate qui. Però la tempesta era alta. Facciamo le nostre conclusioni. Decisamente è possibile, però è sconsigliato. Ce l'ho fatto io al posto vostro, perché vi dico, ci vuole tanto tempo, non ne vale la pena. Sappiamo che è possibile, è stato divertentissimo. Gustatevi questo hashtag sfido la leggenda e non fatela a casa. Ora vi lascio delle clip solo per farvi vedere la mia nuova skin che ho acquistato qualche giorno fa, che stava nello shop. Ed è una skin da 800 V-Bucks, quindi nulla di particolare. La adoro, ragazzi, la adoro. Ecco, vi ho lasciato qualche clip, le clip più divertenti che ho girato in questi giorni. Qui c'era un Omega che mi tartassava. Avevo lottato solo unicamente questa casa e quindi decido di andare con ignoranza. Avevo tutto il loot, a dire la verità. Avevo double pump, avevo il C4. Guardate cosa mi invento. C4 sul sotterraneo, sento lui avvicinarsi.
Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è stato così, ovviamente lasciate un bellissimo like. Ci becchiamo, come al solito, alla prossima. Un salutone leggendario.